Salve a tutti, eccoci qua ancora riuniti per andare ad analizzare con questo video commento la decima partita del match mondiale tra Carsen e Pognaci. Ebbene, la situazione si sta delineando in modo drastico con Carsen che su eh, praticamente 9 partite ha 6 punti contro i 3 del suo avversario. Quindi in pratica ha vinto 3 volte negli ultimi 4 incontri, quindi la, la situazione di Neponice è veramente disperata, sembra che sia stato francamente colpito dopo la sesta partita che è finita in modo così rovinoso, dopo otto ore ininterrotte di scontro e, sembra si sia un po' francamente demoralizzato, comunque abbia subito dei contraccolpi psicologici non indifferenti tant'è che le altre due partite che ha perso fondamentalmente sono state perse per degli errori per così dire eh, abbastanza banali ok vediamo oggi come va perché comunque se carson continua a vincere ovviamente quando raggiungerà i sette punti e mezzo il torneo potrà dirsi finito perché sarà matematicamente confermato campione del mondo quindi a seconda di come vanno queste ultime partite ovviamente l'evento del match mondiale potrà finire prima o dopo Martedì che dovrebbe essere la scadenza ultima delle 14 partite totali a tempo lungo del match. Ok, comunque vediamo cosa è successo quest'oggi. questa partita Carlsen gioca con il bianco e Nepognaci con il nero. Si inizia nuovamente con e 4. Carlsen ha mostrato una maggior variegazione delle aperture, quindi a volte ha giocato e 4, a volte d 5. Eh, Nepogna ci risponde 5, forse qui qualcuno mh, si aspettava C5 entrando una siciliana visto che comunque spesso fa parte del suo repertorio, tuttavia a quanto pare per questo match mh, forse non aveva abbastanza preparazione a riguardo, quindi probabilmente rimane con la variante della partita di totale, quindi cavallo F3, cavallo F6, quindi si rientra in difesa russa, nuovamente cavallo per e 5. Quindi piuttosto che entrare nella variante di 4 che avevamo visto nell'ultima apparizione di questa difesa da parte di Carsen si va su una variante più standard però si fa anche presto a uscire perché dopo D6 cavallo D3 quindi questa era una variante che Carsen aveva già adottato eh, nel sesto incontro con Caruana durante il loro match mondiale nel 2018 è una mossa un po' strana questa perché blocca la spinta del pelone di 2 quindi il bianco potrebbe avere qualche difficoltà di troppo a sviluppare l'alfiere campo scuro. Il nero si avventa sul pedone, donna E2. Ok, questa è un'inchiodatura diretta, quindi è in, praticamente impossibile difendere il cavallo con un pedone. Perché altrimenti il bianco poi spingere in F3 e si perde il pezzo. Per cui l'unica è schiodare il cavallo con donna e 7. Ma questa penso fosse proprio la strategia di Carlsen: cercare ove è possibile e opportuno di poter cambiare le donne il prima possibile in modo da neutralizzare qualsiasi eh, insomma, complicazione strategica e tattica nella partita per giungere possibilmente più velocemente in un finale e magari gestire meglio quindi eventuali sorprese che l'avversario potrebbe porre comunque cavallo F4 indora il bianco prova a traslocare questo cavallo d'altra parte l'altra idea per sviluppare l'alfiere magari era mettere un fianchetto ma... Probabilmente non è il meglio, mossa comunque. Quest'ultima che potrebbe portare una cavallo d 5. Potrebbe mettere in imbarazzo la donna nera che si troverebbe a difendere sia c7 che il cavallo. Ok, viene giocata quindi cavallo f6 subito per parare questa minaccia su d5. Eh, da parte sua viceversa, Caruana nell'incontro con Casa aveva giocato cavallo c6 al che su cavallo D5 si poteva pensare di giocare cavallo D4 attaccando la donna. Ora se il bianco cattura la donna, in realtà eh, vabbè, la partita prosegue, però c'era più o meno un parità, anche perché qua il nero può catturare a sua volta la donna, però c'era una variante in cui la donna, appunto, si poneva in C4 attaccando, quindi mettendosi al sicuro e attaccando punti nevralgici l'avversario, purtroppo però qua rimane scoperta la difesa dopo cavallo C3. Si può far fuori la donna che dà scacco di scoperta, però cavallo C2 è matto. Quindi questa è una possibile variante, ovviamente non l'hanno giocata tra Carsen e Caruana, però per capire quanto può essere tagliente. Viceversa, Neponia ci preferisce quella un pochino più tranquilla, cavallo F6. Okay, quindi stoppa qualsiasi tentativo del bianco di rivalsa. Ok, si prosegue con D4, quindi libera l'alfiera a questo punto. Cavallo C6 attacca il pedone, che va in qualche modo difeso e... Carlsen lo fa con C3. Questa mossa blocca un pochino il cavallo, però rafforza il centro, tanto il cavallo si potrà spostare. D'altra parte l'alfiere non è che al momento possa andare da nessuna parte interessante, perché è bloccato dall'equino in F4. Ok, qui forse Neponia ci poteva imbastire un attacco un pochino all'arma bianca con la spinta G5. Cosa sfrutta questa spinta? Il fatto che il cavallo qua è in una posizione un po' offside e quindi il bianco è costretto a perdere i tempi per salvarlo. Inoltre il nero potrebbe preparare ulteriori spinte per cominciare ad attaccare un eventuale arrocco corto del bianco. Quindi questo ricorda un pochino eh, la mossa, per esempio, H5, che era stata giocata non nel. insomma, da parte di, di Neponiaci due, due partite fa. Hm? Ok. In realtà, qua è andato più tranquillo il Pogna ha giocato semplicemente D5. Anche questa è una mossa di pedone doppio, effettuata però in due tempi, che almeno libera la via all'alfiere campo oscuro qualora poi fosse libero di, di spostarsi. Ok, ora Carlsen inizia a sviluppare cavallo Bd2. Qua una mossa a prima vista parrebbe strana. Cavallo di 8. Ora, ehm, effettivamente, da C6, questo cavallo non è che avesse grosse mire espansionistiche eh, quindi in qualche modo Nepone ce lo riporta indietro, una mossa che eh, dal punto di vista strategico sembra una disfatta perché si riporta il cavallo nella stalla però l'idea sarà quella di giocarla a breve in E6 e vedremo come magari con l'aiuto di qualche altro pezzo per cercare di smontare questo cavallo e quindi fare in qualche modo perdere dei tempi ulteriori che avrebbero magari fatto un minimo pentire Carlsen di aver fatto fare questo percorso prendendo tanti tempi per far arrivare il cavallo in F4. Comunque, cavallo F3 continua lo sviluppo, si comincia a aprire anche l'alfiere campo scuro. E ora è, ehm, è Nepomniaci che decide di cambiare le donne. Okay? Questo, effettivamente, è un compito che di solito è ingrato perché chiunque cambia lascia un po' sviluppare l'avversario. Ora, in questo caso particolare, è uno sviluppo. Diciamo non proprio effettivo perché da e 2 l'alfiere andrà rimosso e soprattutto su questa diagonale, non è che ha grosse case. questa alfiere quindi dovrà spostarsi più volte. Non si può dare scacco perché si becca un pedone in faccia, per esempio in B5. Ad ogni modo, si prosegue con l'alfiere di 6 Che tolte le, don le donne di mezzo. Lo scopo era togliere il più possibile di mezzo l'alfiere campo oscuro in modo da poter arroccare e ora giocare anche cavallo 6 riportando in gioco il cavallo attaccando doppiamente le queen f4 ok vediamo poi che comporta arrocco corto arrocco corto alfiere di 3 eh, ovviamente l'alfiere deve rimuovere subito andando ad attaccare H7. quindi si capisce come mai questo non era un vero e proprio guadagno di tempo da parte di carsen quando ha ripreso la donna eh, torre 8 quindi sviluppo su colonna aperta e torre 1 subito. Ora, ehm, che alternative ha qua il bianco? Perché a questo punto sembra che il nero possa cambiare facendo retrocedere in prima attraverso un cavallo. Se il bianco voleva evitare tutto ciò avrebbe dovuto giocare al ferro di 2, mettendo comunicazione le torri. A questo punto sì, una torre sulla colonna E può essere difesa dall'altra. Però qui semplicemente il nero porta avanti il suo attacco, ora questo cavallo è attaccato due volte. Che fa se retrocede? Chiaramente ehm, perde dal punto di vista dello sviluppo. Quindi, qui sarebbe costretto a cambiare. Dopodiché, al fiare per anche il nero mette in comunicazione le torri. Quindi, il bianco non è che guadagni nulla. Carlo, si può portare siccome sì una torre in, in E1, ma comunque le posizioni eh, di lancio dei pezzi, sia la E1 che la E8, sono controllate. Rispettivamente bene, da due schieramenti, quindi non c'è possibilità per uno dei giocatori di controllare la colonna. Ok, comunque viene giocata torre 1 da parte di Carlsen, Questo provoca un cambio immediato che fa retrocedere il cavallo. Ok, però questo cavallo ora ha altri scopi, un po' come il cavallo di 8 di Nepomniaci. Qui viene giocato subito cavallo E6, ponendo un grosso problema su questo cavallo. Ora non si può difendere aggiungendo un altro pedone, per esempio in G3, perché in tal caso il nero cambia tutto e crea un'impedonatura. Per cui qui, come detto prima, il cavallo deve darsi ancora una scelta per il nero, può ricatturare di pedone o d'alfiere, però se ricattura di pedone, questo pedone resta debole e l'alfiere è chiuso dietro. Pertanto... Si cerca di catturare l'alfiere e liberare quindi allo stesso tempo la torre, se è la scelta strategica più opportuna. Ora g3 con l'idea di riciclare il cavallo attraverso magari la casa g2, verso f4, mh? per magari provare se fosse necessario un cambio degli alfieri. campo scuro. vediamo perché. Ora g6. Anche questa è una mossa un pochino criptica, però intanto blocca qualsiasi entrata. Su, su f5, ma anche questo servirà per migliorare il movimento del cavallo. Vedremo come. Per cui, cavallo g2 con l'idea eventualmente di alfiere f4 per cambiare gli alfieri. D'altra parte, ora c'è da capire come la struttura del nero di pedo pedoni si solidificherà. però intanto viene giocato re 8. Ora, ancora qui sembra che il nero abbia via libera, però, ben presto potrebbe giungere pure il re bianco e basterebbe per fermare qualsiasi ingresso. Comunque F3 che va a controllare il cavallo, non si può sviluppare in nessuna casa opportuna. Ok, ora per esempio potrebbe esserci il dubbio di vedere cosa succede su alfiero H3, con il tentativo di cambiare il cavallo e poi magari entrare di torre in fondo. Però qui ovviamente il bianco ha varie, vari modi per, per salvarsi, per esempio Re F2 è in caso di cambio, Re per G2... Però La torre, anche se riesce a scendere, purtroppo non può scendere con scacco. Dopodiché, ad esempio, al fare F1 è sufficiente perché dopo la successiva Re F2, questa torre dovrà togliersi in qualche modo di mezzo e lasciar perdere questa inchiodatura del bianco. Ok, quindi il nero avrebbe semplicemente perso dei tempi. Dopodiché. Quindi dopo F3 questo cavallo è un po' limitato ma viene giocato in H5, giusto per limitare la possibilità che ha il bianco di occupare questa casa. D'accordo? Sembra una posizione un po' bruttina del cavallo ma vedremo che, che scopo ha. Re F2 quindi porta il re al centro bloccando gli ingressi di torre e difendendo un po' anche questi pedoni. E qua viene giocata c6 quindi si va a rafforzare questo pedone. Ora si crea una struttura di pedoni neri tutta sul bianco. Per cui questo alfiere diventa ovviamente l'alfiere buono del bianco del nero. Scusate, questo è l'alfiere cattivo. Quindi, uno scopo potrebbe essere cambiare l'alfiere cattivo, questo alfiere in c1, per il suo equivalente buono del nero. Quindi, per fare questa cosa, g4. Va tolto intanto il controllo di questo cavallo sulla casa F4, quindi il cavallo si ritira su G7, ora capiamo perché è stato spinto G6, da questa posizione sosterrà però l'avanzata dei pedoni che quindi romperanno eventualmente la struttura che il bianco si appresta a portare, di tutti questi pedoni che si appresta a portare verso l'attacco, quindi guadagnando spazio. Qua F4 e qui o il nero cambia gli Alfere o è costretto a ridimensionarli perché per esempio li potrebbe portare eh, sulla colonna E, però blocca un po' l'attività della torre, e, altrimenti addirittura in F8 questa alfere morirebbe di stenti. Per cui Nepogna ci procede a cambiare l'alfere di Carsen, segue il cavallo per F4, con una possibile minaccia di cambio dell'alfere Campochiaro anche, e qua G5. Quindi per prima cosa si va a mettere un dubbio a questo cavallo che può scegliere o cambiarsi sull'alfiere però a questo punto eh, farebbe magari sviluppare il pullatore o il cavallo però a questo punto non conviene viene scelto da carza in cavallo E2 possibilmente per ricircolare attraverso G3 da qualche altra parte si prosegue quindi con F5 quindi lo scopo del cavallo ora è creare danno c'è minaccia sul pedone G4 che viene difeso con H3 non conviene catturare perché il bianco poi si ritrova con troppe isole pedonali difficili da difendere. Quindi H3 è giusta. Re F7 si attiva Re. Torre H1. Ok, quindi a questo punto possibili cambi del nero aprirebbero la via alla torre. Ed è la cosa più probabile che possa succedere anche perché se il nero non fa niente comunque il bianco può spingere in H4 e cercare di far fuori quest'altro pedone. Viene giocata H6 intanto rinforzando questo pedone in G5 e qua F4. Quindi si cerca a questo punto di effettuare dei cambi. Tutti i pedoni sono sufficientemente difesi. Da parte del bianco ogni cambio potrebbe far insomma, aprire eh, le linee del nero. Ora qua se il nero provasse a tenere chiusa la colonna H per esempio tornando da G in F4... Seguirebbe un sviluppo del cavallo molto offensivo. Tra l'altro, qui non si può più giocare F per G4 neanche volendo, perché arriva Alfiere G6 con questa infilata. Per cui, probabilmente, qua il nero, per evitare di perdere l'Alfiere, che sta difendendo un po' tutto, eh, converrebbe ritirarlo in C8, facendo però così avanzare il re in F3. Ecco perché, eh, viceversa, Neponia ci decide di. Eh, giocare F per G4 cosa che apre effettivamente la colonna H però intanto si recupera subito un pedone qui c'è un minimo pericolo ma per ora il cavallo è abbastanza difeso qua viene giocata torre per H6 si minaccia la cattura ok qua si gioca alfiere F5 le altre alternative quali potrebbero essere? provare a difendere il pedone con cavallo in E6 però qui intanto si dà uno scacco e il bianco ha un forte controgioco okay, si può spostare il re, F per G scacco si riprende di cavallo e poi cominciano a cadere i pedoni ora è vero qui il bianco può eh, comunque insomma, riuscire a far fuori qualche pedone ma il nero non è che sta lì a guardare eh. dopo questo scacco ci può essere ancora scacco il bianco ha problemi a difendere l'alfiere e Alla fine si può comunque sacrificare il cavallo su questo pedone perché il nero si può rifare sull'alfiere. Quindi, alla fine della fiera, okay, il bianco sembra tenere un pedone in più, però la torre è bloccata quindi ci può fare veramente poco. Ok, quindi semplicemente anche questa dovrebbe finire decisamente in parità. Ok, comunque che gioca viceversa nei Pognaci, gioca. Alfieri F5 nel tentativo di cambiare gli alfieri, ora qui c'è una minaccia quindi eh, Carlsen deve fare qualcosa, effettivamente cambia, porta a questa mossa forzata che minaccia la torre, quindi il bianco non ha tempo di catturare il pedone, per cui scacco, sembra che il bianco qua vada a star bene, viene bloccato lo scacco per evitare l'ingresso in B7, ora il bianco passa in vantaggio di un pedone, però è un vantaggio abbastanza effimero, perché il troppi pezzi intorno. Quindi re g6 attacca la torre, pure il pedone, quindi la torre non può rimanere ad attaccare il cavallo, deve riciclarsi. C'è questo scacco, re difende il cavallo, torre f3, re e7 e qui fondamentalmente si va verso una parità perché dopo cavallo f4 che okay, si minaccia di, di scacco e poi magari entrare in qualche modo di torre, però re D6 evita qualsiasi problema eh? qui re non può prendere scacche è abbastanza al sicuro da attacchi avversari, perché cavallo G6 magari minaccia un ingresso della torre in una di queste due case, viene giocata torre 6, ehm, qui, nel caso, per esempio, si giochi direttamente torre F7, si perde il cavallo. Quindi il bianco deve prendere provvedimenti. Prima. Prova a giocare cavallo e 5 cercando di sostenere un ingresso attraverso F7, però cavallo e 8, torre F7, occhio al matto, torre F6, scacco, cambia tutto. Quindi rimangono soltanto cavalli in gioco e dopo re 3 effettivamente ai due non resta altro che stringersi la mano per la patta. D'altra parte qui la, la posizione è talmente simmetrica che il nero basta che giochi cavallo e 4 che veramente diventa completamente simmetrica e ovviamente in queste condizioni non ce n'è per nessuno, non c'è proprio verso di, di cambiare il risultato differentemente da una patta. Ok, quindi se non altro Neponese è riuscito a tenere questo carsen con il bianco a bada, non che carsen avesse poi tantissima voglia di strafare come abbiamo visto anche un po' nell'apertura, però se non altro interrompe la sfilza disastrosa di sconfitte. Quindi a questo punto, eh, domani è giorno di pausa. Per cui ci rivediamo venerdì con i Pognacci con il bianco, che è veramente all'ultimissimissima spiaggia. Deve per forza fondamentalmente vincere. Ora, anche se pareggiasse, potrebbe comunque vincere le ultime tre partite, ma dovrebbe vincere pure con il nero, tutte. Quindi. Insomma, ehm, lo capite? Che siamo proprio veramente a raschiare il fondo del barile. Ok, quindi per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. A presto e ciao ciao.